Musica e sport, due mondi che parlano una lingua internazionale, due mondi dove culture diverse si incontrano e si scambiano emozioni. Così l'associazione Adisire e la Consulta degli Stranieri, con il patrocinio dell'assessorato allo sport di Gandino, hanno organizzato una due giorni all'insegna dell'incontro interculturale. Siamo qui in oratorio per il torneo del calcetto, ci sono anche quattro squadre, Senegal, Romania, Marocco e Italia. E niente, in una città del genere si è offerto il comune del Gandino per farci conoscere, per farci anche il modo di trovarsi tra noi stranieri di Gandino, anche stranieri di vicino di Gandino e Valseriana, per farci anche conoscere la nostra cultura. E niente, per fare l'integrazione che vogliamo qui in Italia. Al di là del risultato ottenuto dalle squadre nel quadrangolare di calcio, la giornata è stata una festa di colori ed è servita ad unire i popoli e ad approfondire la conoscenza reciproca. Lo scopo è per essersi insieme e aiutarci tra di noi. Chiamando tutti gli extracomunitari per giocare con loro è una cosa bellissima, perché ci sentiamo anche come loro che sono qui come noi a lavorare, a cercare di avere uno sviluppo e integrarsi per stare bene in Italia. Anche gli italiani sono dentro, perché è un paese che ci ospita bene, che viviamo con loro benissimo, che non abbiamo nessun problema con loro, quindi per quello abbiamo cercato sempre di essere con loro fino alla fine, quelli che sono nati qua. Si sentono gli italiani, ma però devono sapere anche sempre che sono senegalesi. Un domani ci saranno anche in Senegal e sapranno che il Senegal fa parte, è un punto della carta geografica del mondo.